Buongiorno amici, ben ritrovati in questa nuova mattina da iniziare in pole position parlando di uno degli argomenti più belli della vita delle persone, l'amore. L'amore che può essere coronato alcune volte da un matrimonio e quando questo evento si realizza entrano in gioco tanti player, tante aziende che per essere messe in mostra, per essere messe in pubblico, per trovare clienti, naturalmente i futuri sposi, possono fare affidamento a delle fiere di settore. C'è una società italiana che si chiama Tutto Sposi che organizza una manifestazione omonima che adesso andremo un attimo a capire meglio. Tutto Sposi di Firenze, l'ingegner Laura Mecai, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. E Roberto Giustini, buongiorno anche a lei, che è l'amministratore unico, mentre Laura Mecai è la media planner di questa azienda. Chiederei proprio innanzitutto a Roberto Giustini di spiegarci come nasce e come mai questa idea. Allora, questa società nasce nel 1993, è stata una delle prime fiere a livello nazionale e che in un primo momento era dedicata esclusivamente alle aziende del settore, cioè non aperta ai visitatori, al pubblico, ai futuri sposi. Visto il successo che poi ha riscontrato nei primi anni, già dal quarto anno è stato deciso di aprire la fiera anche ai visitatori, cioè ai futuri sposi. Quindi non è diventata più una fiera di settore, ma è diventata una fiera aperta al pubblico. Certo. E che negli anni naturalmente ha avuto un successo sempre crescente, quindi ci siamo sempre dedicati a continuare questa tradizione. Questa tradizione, si può un po' dire. Va bene. Laura Mecai, quali sono i servizi che mettete a disposizione delle vostre aziende partner, di chi viene nella fiera? Sì, allora, la Tutto Sposi mette a disposizione diverse soluzioni per tutte le aziende che hanno bisogno di farsi pubblicità per quanto riguarda il mondo del wedding. Quindi, come società, prendiamo a noleggio un padiglione, che è un centro fieristico molto importante di Firenze, stiamo parlando della Fortezza d'Abbasso, e per la precisione all'interno del padiglione Spadolini noi noleggiamo degli spazi alle aziende dove possono presentarsi e incontrare le future coppie. Certo, i futuri sposi. Oltre a questo l'azienda mette a disposizione comunque anche un'area viva che è un'area sfilate dove sempre le aziende che fanno parte della Tutto Sposi possono partecipare sia per fare le sfilate, per fare dei workshop e altro. Ancora. Non solo, abbiamo anche due aree importanti, le possiamo chiamare aree relax o lounge bar, dove i sposi, una volta che hanno visitato la fiera, hanno toccato con mano il tutto, si possono appuntare tutte le cose che hanno visto e farsi insomma un'idea appunto di. Tra l'altro c'è anche un'area per le degustazioni. Esatto, sempre nell'area relax, una volta che diciamo si chiariscono le idee si possono degustare dei drink e anche dei finger food che proprio i nostri espositori preparano con cura e li offrono gentilmente a tutti i visitatori. Roberto Giustini, ce ne sono tante di fiere sugli sposi, perché voi siete diversi? Beh, diciamo noi siamo diversi innanzitutto perché abbiamo iniziato prima, quindi siamo arrivati prima di tanti altri, certo. E quindi l'esperienza chiaramente poi questo ci ha portato a migliorarsi sempre di più, anche confrontandosi con le realtà che siamo venuti ad incontrare di volta in volta. Quindi la nostra, diciamo, è una delle fiere più importanti d'Italia e sicuramente la fiera più importante dell'Italia centrale. Sicuramente. Ecco. Laura Mecai, chiudiamo con questo, qualche idea per il futuro, magari un'espansione anche? Sì, allora la Tutto Sposi non vuole solo essere la fiera più importante del centro Italia, ma vuole comunque allargare i propri confini e perché no estendersi anche all'estero. E inoltre stiamo valutando di fare un'edizione anche primaverile, perché ora come ora la fiera è a fine ottobre. Ormai ci si sposa in tutti i periodi dell'anno, quindi non c'è più questa regola. Va bene. Tutto Sposi allora, ingegner Laura Mecai, grazie per essere stata grazie con noi, Roberto Giustini, ci rivediamo comunque in prima serata Caffè 900 con voi. Con voi invece ci rivediamo domani mattina puntuali alle 7 sul 2
8.2 del digitale terrestre, in modo da parlare con altri imprenditori, parlare di altre idee. Lo sapete sempre, in pole position.